Intervista a Mimmo Pantaleo, segretario generale FLC-CGIL, al quale chiediamo: avete espresso la vostra opposizione al progetto approvato dalla Giunta regionale lombarda di chiamata diretta dei docenti da parte delle scuole. Quali sono le iniziative che avete messo in atto per contrastare la realizzazione del provvedimento? Il provvedimento adottato dall'Assemblea regionale della Lombardia attraverso l'articolo 8 della legge regionale sullo sviluppo è a nostro avviso del tutto illegittimo sul piano costituzionale. Noi pensiamo che lo stesso parere è dello stesso ministero, che da quello che ci risulta sta valutando negativamente questa legge regionale, anche grazie all'iniziativa non solo della FLC ma di tutte le organizzazioni sindacali. Nello stesso Parlamento c'è grande scetticismo, anche perché quella legge prevede il reclutamento diretto da parte delle scuole su una questione, quindi, che è di totale competenza, esclusiva competenza dello Stato nazionale. Il reclutamento, come è noto, rientra tra le materie affidate alla legislazione nazionale. Noi abbiamo messo in campo una serie di iniziative, oltre ai presidi fatti sotto la sede della Regione Lombardia. Abbiamo avviato una petizione che sta riscuotendo un enorme successo, firmata da intellettuali, artisti, uomini di cultura, perché riteniamo che intorno a questa battaglia si gioca un punto determinante della scuola italiana. La scuola italiana non può essere piegata alle logiche delle nicchie identitarie territoriali, non può essere piegata alle logiche leghiste, non può essere piegata alla chiusura delle regioni rispetto alla necessità di garantire anche una mobilità del personale docente. E soprattutto non può essere fatta un'operazione del genere violando la legge. Perché voglio ricordare che questa legge regionale finisce per superare le graduatorie, ad esempio, e quindi tutto il sistema di reclutamento. Per queste ragioni penso che sarà una legge che non determinerà alcun cambiamento perché sarà in corso d'opera bocciata, come è evidente. Io, d'altronde, diciamo, l'ideatore di questa legge è la Prea, che già ci ha sconvolto, diciamo, negli anni scorsi con le sue proposte demagogiche e populiste. Ecco, io penso che anche questa volta questa proposta demagogica e populista non farà alcuna strada.